Tino si emigra per tanti motivi da Bari, da questa città, dal sud Italia in generale. Guarda Luciano che si sta riscaldando. Luciano, quanti anni hai Luciano? 23. 23. Dove te ne vai l'anno prossimo? Barcellona. Barcellona, se ne va a Barcellona, perché? Cosa fai adesso? Lavoro o fruttivendolo. Riesci a mettere a parte 700 euro più o meno. Tu 200 li fai in un giorno a fare i tuoi numeri. È così. Perché Luciano, che numeri? Tino non lo sa, non gliel'abbiamo ancora detto Luciano, è una sorpresa pur per Tino. Sai che fa Luciano? Non lo so, muso, lo so. Aspetta, mantieni Luciano. Aspetta che non posso andare a te perché ho la sciatica. Luciano è un ballerino di break dance. Luciano, fai fit che sta sparando, vai, facci un pezzo veloce. Hai capito Tino? Tu lo vedi così a consegnare le cassette della frutta e invece Luciano spacca. E qui, ma tu hai già un punto di riferimento, sai dove andare, dove stare. Hai già tutto fatto. Quindi emigri, sei un altro cervello, anzi in questo caso gambe e braccia che se ne va via da questo paese, da questa però città. Questa è una cosa triste perché non dovrebbe essere così. È lo Stato che dovrebbe dare aiuto agli artisti, comunque, perché anche l'Italia ha tante cose artistiche belle. Tu dove hai imparato? Io per strada. Da quanto tempo balli a prendere? Ho iniziato per strada, poi ho fatto accademicamente per 10-12 anni classico, tutti gli stili. Quindi hai fatto danza? Sì, ho iniziato per strada proprio. La strada, cioè. Qui dalla strada sei partito e alla strada torni. Diciamo sì, ma perché anche il discorso, uno che fa. Non ha senso, per senso io che non ho soldi, però mi piace ballare, pagare, non posso pagare una scuola di danza 50, 100 al mese, perché devo essere privato di un'arte che è lì? Tu, certo, è chiaro. E questo è il fatto. Quindi tu vai là, ti esprimi, anche se sei sulla Rambla, sì, ti esprimi a me là. Non lo faccio più di tutto, non lo faccio per soldi. 700 euro lo fai in una settimana là. È vero o non è vero? È vero, questa è la verità assurda, dimmi. No, che volevo chiedere, c'è un posto, andiamo insieme. Ma tu te lo immagini lui a ballare la break dance? Ma che così, sai quasi. No, tu fai così, salti su di lui mentre fai i tuoi numeri, Cioè, è morbido, non ti fai, ma te lo dico. Ma su via Sparano, provate ad andare a fare quello. Aspetti che non puoi, c'ho l'autorizzazione, sì. È vero? Sì. Poi se metti la musica a pompa. No, ma una volta provammo, abbiamo chiesto prima di Natale, l'anno scorso, non ce l'hanno dato il posto. L'avevo chiesto al comune. Quindi avete fatto la richiesta di autorizzazione? Non ci hanno fatto sapere niente. È un casino. Ma Lucia, un'altra cosa. No, perdonami. Dai, un attacco veloce, dai. Boh. Tino, è invidioso. Vai Lucia, vai a lavorare, vai. Grazie. Beh, hai visto Tino, questi... io non posso neanche immaginare di farlo, vabbè, comunque era solo per farvi capire come in tanti se ne fuggono da questa terra, ognuno per le ragioni più disparate. Questo ragazzo lavora ore e ore e ore al giorno per quella cifra di più o meno 700 euro, è chiaro che immagina un suo futuro a 23 anni diverso da quello che ha qui. Tino... Poi arrivi a quell'età, vedi come faccio io. Aspetta, vado anch'io, ecco, vedi, è questo il problema, vado anch'io, Tino, me ne scaccio, un cervello in fuga. La moglie che transisciuto tutto.